E basta dire per una sciata. No, non è una sciata. Siamo persone, famiglie, ballate. Siamo receptionist. Maestri di sci e snowboard. Albergatori. Siamo anche commercianti. Siamo bar. Noleggiatore. Cameriere piani. Ristoratori. Siamo anche giornalisti. Siamo vallate intere che vivono grazie alla neve. Smettetela di dire, prenderete le risorse. Noi gente di montagna preferiamo tirar su le maniche e darci da fare. Sussidi? Non crediamo che ci siano sussidi per tutti. Faremmo volentieri in maniera differente. Ma l'asporto con i rifugi è impossibile. Noleggiare a distanza non ha senso. Fare lezioni di sci sul divano è un po' riduttivo. E non credo nemmeno che qualcuno pagherebbe per un giro in funivia in streaming. Smettetela di dire, faranno sacrifici. Perché i sacrifici li stiamo facendo da febbraio, non abbiamo paura dei sacrifici. Chiediamo solo di darci la possibilità di fare il nostro lavoro in sicurezza. Non ci serve un comitato scientifico per capire come smaltire le code, noi ce la possiamo fare. Gli impiantisti lavorano da quest'estate a dei piani per evitare gli assembramenti. Siamo tutti disposti a subire delle ristrettezze in termini di numeri e persone. Chiediamo, inoltre, a chi non sa di tacere. Perché quella che voi chiamate semplicemente una sciata è la nostra vita. Perché per noi la montagna è vita.